Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati, sono su Pokémon Violetto e in che lingua vogliamo giocare? Giochiamo in italiano, dai, andiamo in italiano. Allora, qual è il tuo aspetto? Dai, io sono castano chiaro, ma dai, andiamo per il biondino. Scrivi il tuo nome, subito, così. Allora, non vedo l'ora, eccoci qua. Confermi le opzioni selezionate. Dopo la conferma non sarà possibile cambiare lingua o nome. Siamo lo stemma dell'uva, perché è violetto. Quindi vediamo, secondo un attimo scarlatto, che ce l'ho, ce l'ho qua di fianco. O meglio, l'avevo anche già messo via in realtà, insieme alla steelbook. Lo stemma è un pompelmo. Sembra un'arancia, un pompelmo. Guardate la costina del gioco, voi che magari avete occhi migliori dei miei. Sembra un tipo un pompelmo. Vabbè, comunque sì, confermiamo. Modifica i capelli. Posso modificarne anche il... vabbè, ma il taglio penso che potrò poi confermargli anche... No, confermargli anche di là, più avanti. Corti. Va bene così, dai. Sì, va bene così. Teniamolo abbastanza. Modifica aspetto. Ok. Proprio c'è la personalizzazione dell'avatar. Questa cosa è nuova. Molto nuova. Oddio. Ma in realtà non ho mai dato troppo aspetto a queste lenti colorate. No. Le ciglia. Che cacchio. Beh, sta cosa. Colore ciglia, sopracciglia. Non bene così. Sopracciglia no. Bocca. Ho la bocca abbastanza grande, suona male però. Senza rossetto, nei non ne ho. Lentiggini non ne ho. Vediamo un attimo, abbiamo 9 O. Beh, personalizzazione molto basic. Meglio di niente, a dire il vero. Quindi è un passo in avanti, brava The Pokémon Company. Ok, dai. Va bene così. Va bene così. Allora. Accademia Uva. Uva. Siamo l'Accademia Uva noi. Allora. Quindi direi che possiamo andare avanti. Comunque si aspettava che magari ci fosse qualche... Invece no. Andiamo direttamente. Allora, tutto pronto. La comparsa della scritta salvataggio in corso significa che si è attivata la funzione di autosalvataggio automatico. Ok. Oh. La nostra Accademia Uva. Accademia Uva. Avevo sempre preso l'altro, quindi è Pompelmo. Coltivare il talento individuale per creare un futuro rigoglioso. Io sta cosa non ho visto niente, ragazzi. A parte il primo trailer, poi non ho guardato più nulla. Più nulla. Perché io non volevo saperne niente. È arrivato il momento di entrare nel mondo dei Pokémon. Ho visto una Riyama, un Colossal. Vabbè, quello là. Quello lì, insomma, abbiamo capito. Quello là, insomma, dai. Allora, mi presento, io sono Clavel, preside dell'Accademia Uva. Paldea è una regione ricca di natura e di terre rigogliose. Con quella nebbia in mezzo, cosa stai coprendo, eh? Cosa state coprendo? Una regione in cui vivono delle creature che chiamiamo Pokémon. Queste creature, avvolte nel mistero, si possono trovare ovunque in grande numero. Tranne gli starter, che sono sempre gli unici. Ha 6 Premier Ball addosso. È carino, dai. Questo è carino. Questo è carino. Questo però mi pare di averlo visto nel trailer, del primo trailer. I Pokémon vivono dappertutto, nei mari, nei cieli e persino nelle nostre città. Qua c'è un Oppip, Swablu, Gabite, Pikachu, ok, ne vedo altri. Jigglypuff, Ampharos, Rufflet. Noi viviamo in armonia con i Pokémon, aiutandoci a vicenda come meglio possiamo. E l'Accademia Uva, Raichu di Alola, è qui per insegnarle tutto ciò che ha bisogno di sapere su queste creature. Persone provenienti da ogni regione si uniscono in questo istituto per imparare fianco a fianco. Ma Tauros Nero? What? What? È una forma alternativa. Non è shiny. È una forma alternativa. Ed è qui che gli allenatori si esercitano lottando e crescendo insieme ai loro Pokémon.
Madonna! I nostri corsi sono propriamente creati, appositamente creati, per sviluppare il potenziale dei nostri alunni. Ma io voglio quel Tauros! Io lo voglio! Assolutamente! Qua abbiamo, vabbè, Pikachu, Attenee, Magnemite, Mismajus, Rockruff. Probabilmente di averla presto tra qui tra noi, all'Accademia Uva. Tutti di viola perché è l'Accademia Uva, quindi. Giusto? E qua, eccolo qua, il leggendario di Copernicus. Anche questo sapevo che lo avevi praticamente già da inizio gioco, perché si intravedeva che andavi in giro in bici, o meglio in moto. Pokémon violetto. Quelli che erano? Pokémon nuovi? Ehi, una mandria di Tauros. Lì. Lì. Chissà se avrà un nome diverso. C'è una forma regionale e basta. Elicotteri? Ok. Che sono nuovi. Presumo. Sì, mi sa tanto di sì. Se tanto mi dà tanto, saranno Pokémon nuovi. Boh, è piccato tutto il... Ma noi non siamo in groppa al Pokémon ancora. Ma no, il Pokémon è da solo. Sta venendo a cercare noi? Probabilmente. Allora, vediamo un po'. E questi nuovi. Che carini che sono. Dai, questi sono carini, questi sono carucci. Ok, beh, bella casa. Bella, bella casa. Molto, molto bella. Allora, salvataggio in corso, vabbè, è fin qua. Ci siamo. Abbiamo anche degli adesivi di un Drifloon e di un Upfin. Ok, quindi un po' di Pokémon vecchi ci sono. Alzati, mamma mia. Simulator. Oh, alzati. Allora. Dunque, vabbè. Sono il tuo zaino e il tuo cappello, non ti servono. Vediamo un po', vedo un po' di scatti. Ok, allora, il gioco esce fra 2-3 giorni. Quindi non mi ha fatto aggiornamenti. Quindi potrebbe essere per questo, credo. Questo è il tuo armadio, decorato con adesivi di Pokémon. Però vedo un po' di scatti. Ti prego dimmi che è perché manca la patch del Day One. Non voglio pensare che il gioco sia così, però. Non voglio pensare che sia scattoso di suo. Peluche di Scovet e poi c'è anche un Krogunk, bene, quindi c'è Krogunk. Bene, bene, bene. Poi abbiamo la Switch OLED, è il nuovo Nintendo Switch. Comprate, ragazzi, comprate. Comprate, ragazzi, comprate. Comprate, basta. È la mappa delle regioni di Paldea. Casa tua si trova giù in fondo alla mappa. Cioè, come se io avessi un poster dell'Italia. Ho scritto casa mia è in Veneto. mensole costruite dalla mamma. Sopra ci sono vari oggetti posizionati con cura. Ok, tra cui un Hoppip. Un vaso Hoppip. Beh, ok, dai. C'è un... Beh, insomma. La casa è carina. Scovet. Ok. Salvataggio. Vediamo. Di qua dove si va? Stanza di mamma. Cosa tieni, mamma? Cosa tieni? Ritagli di luce, collage di carta colorata. Scatola di carta molto pesante, cosa c'è dentro? Non ci interessa. È casa tua, saprai cosa c'è dentro, no? Città di giorno. Ah, ok, titoli dei quadri. Mamma mia, casa nostra è immensa. Prima volta che il protagonista ha una casa decente. Ed è la prima volta, ulla, in cui la mamma ha una camera tutta sua. Perché in quelli vecchi c'era la cucina e la stanza del protagonista e basta, niente bagni, niente stanza di... niente. Non c'è picnic degno di questo nome senza le nostre edizioni di panini. Pinco Panino, la paninoteca che farà dei panini il tuo pallino. Ok. Questo è il bagno. Sgabuzzino, ah, c'è anche lo sgabuzzino, attenzione. Non possiamo ancora correre. Vabbè, non sappiamo correre effettivamente. Abbiamo quanto? 10 anni, non sappiamo ancora correre. Ci sta. C'è Scovet. Vediamo un po'. Niente. No, voleva. E che bella cucina, attenzione. Ecco la mamma. Mamma mia, che peperoncini giganti. Sono di quanto la mia faccia. Buongiorno, Filippo. Un po' fuori proporzione quei peperoncini. Oh, ma
Ma ti sei già messo l'uniforme? D'altronde, oggi è il tuo primo giorno nella nuova scuola. Pensa che nemmeno io sto più nella pelle, non ero più tra i coglioni. Vado via un po' dalle balle, se sei contenta per questo. Sa che dovremmo avere un altro po' di pazienza, tesoro. La scuola mi ha chiamato per dirmi di aspettare ancora un po'. Pare che non sia ancora arrivata una cosa importantissima per le nuove matricole come te. Ding dong! Mi sa che è arrivata. Deve essere quello che aspettavamo. Va un po' a vedere Filippo. Peperoncini giganti. Questa porta fuori, immagino. Sull'orto. Là. Attenzione. Attenzione. Allora, vediamo un po'. È permesso? Però un po' di scatto si vede, un po' di scattosità, eh. Oh, mi faccia indovinare. Lei è il nuovo allievo Filippo, dico bene? Ce l'ha del lei, grazie. Le chiedo scusa per il ritardo. So che non vede l'ora di immatricolarsi nella nostra accademia. Ah, ma che sbadato, non mi sono ancora presentato. Io sono Clavel, il preside dell'Accademia Uva. Oh, signor preside, non c'era bisogno di venire di persona. Sono responsabile dell'intera accademia e ciò significa che devo farmi carico di ogni errore. Comunque, ecco qui i documenti necessari per l'immatricolazione, nonché una spiegazione su varie strutture del nostro istituto. Ok. La ringrazio, ma davvero non c'era bisogno. Beh, visto che ormai è qui, posso offrirle una bella tazza di tè? Ma no, non si scomodi. La mamma ha un paio di cose da discutere con il pre... mamma furba... Vabbè, no, non fa... No. Tu vai pure in camera tu. Va bene, come la mamma ti manda via. Insisto. Non so come potrei rifiutare tale gentilezza. Tanta gentilezza, scusate. Allora, con lo starter non so ancora chi prendere, o meglio, una mezza idea ce l'ho, ma non starò qui a fare tipo i soft reset per avere natura giusta, anche perché non so che natura possa avere, perché non ho visto le evoluzioni finali, non ho guardato niente, non so se hanno tipi o che, okay, però insomma... per cui non ho idea... Del se, cioè, magari tra una natura che favorisce l'attacco speciale, non so neanche se sia giusta o meno. Per cui, boh, vedremo. Quindi, zaino e cappello. Cappello bruttino, lo togliamo subito. Ah, abbiamo la faccia un po' da beat, quello di scudo e spada, eh. Pochino. X, menu principale, salva, guida vento, smettiti. Va bene. Quindi borsa, opzioni salve. Salviamo già, ma sì. Salviamo. Perché il primo episodio non so quanto arriverà lungo. Cioè il primo episodio, oh, ok. Ci fermeremo probabilmente allo starter. Guida avventura, vabbè, non ci serve. Ho 0 CL, poche dollari, ok. 0, ma anche 0 CL. Non so cosa siano. Allora, dai. Dai. Allora, abbiamo fatto? Mamma, hai fatto col preside? Oh, ora sì che sei pronto per il tuo primo giorno. Concordo. Un aspetto distinto, degno di uno studente del nostro illustre istituto. Cosa? Ma che sbadato! Oggi non è giornata. Quasi dimenticavo di darle la cosa più importante. Ma temo di non poterla consegnare qui. Seguitemi, andiamo un attimo fuori. Lo starter. La cosa più importante? Chissà di che si tratta. Usciamo, dai. Mamma mia, mamma su. Ok, vediamo un po'. Sarà ovviamente lo starter. Oh, la bussola. Ok, punto con la bussola, carino. Caruccio. Allora. Vediamo un po'. Venite fuori, miei cari Pokémon. Oh, eccoli qua. Niente in 3 Pokéball. Ah, ok, questi ce li avevo visti. Allora, il regolamento vuole che tutti i nuovi studenti ricevano un Pokémon. E ora è arrivato il suo momento. Scelga dunque quale tra questi 3 Pokémon vorrebbe avere come compagno. Sprigatito.
Despacito. No, scusate. Pokémon Erbagatto. Sprr. Poi abbiamo Bowser con un dente solo. Fuecoco. Pokémon Fuocodrillo. Non è male. Coco. Poi abbiamo Quoxly, anatroccolo. Allora, sono tutti e tre Pokémon davvero affettuosi, non si separano mai da me. Vediamo un po'. Allora. Oh, che sorpresa! Pare che siano più interessati a lei che a questo vecchio preside, eh? Sono molto curioso di sapere quale sarà la sua scelta, ma per il momento devo andare. Un'altra studentessa mi attende. Ok, preside, sempre molto impegnato. Ha avuto problemi con... Sarà probabilmente la nostra rivale, credo. Io sarò in quella casa laggiù, sì. Ci pensi bene, quando avrà fatto la sua scelta, venga a riferirmelo. E adesso, vogliate scusarmi, i miei omaggi, signora. Allora, modi raffinati. Questi Pokémon sono tutti e tre dei tesori. Come si fa a sceglierne solo uno? Ben detto. Dato che il preside è stato così gentile da darti un po' di tempo, decidi di farti una bella passeggiata con loro per conoscerli meglio. Metto il migliore per sapere di più su di loro. Prima che tu vada, eccoti un piccolo regalo. Porta con te quando vai in giro. Niente mi ha dato. Lo Smart Rotom. Ok. Uno smartphone di ultima generazione al cui interno vive un Pokémon chiamato Rotom, pieno di app utili. Nuovo di zecca. Se ti perdi, premi Y. Il giro del smartphone ha vicino una mappa. Mica male. E ora vai, buona passeggiata. Allora, starter. Io non ho idea. Raggiungi la casa di Fro. Proprio open world. Proprio. Lo Smart Rotom è una praticissima invenzione usata da molte persone in tutta Paldea. Ok, la permette di scoprire varie informazioni. Stick destro. Va bene. Ok. Volutaxi. Allora, fai vedere quanto grande è la mappa. È Arceus 2.0. Allora, può essere grande finché volete, ma deve essere ben qua? DLC? No, non credo. Può essere. Può essere grande finché volete, però deve essere. Ah, noi proprio siamo proprio in basso noi. Deve essere Neveria, Sierra Napada, Area 3, Mesturia. Deve essere, è grande finché volete, deve essere piena di cose. Arceus avevo lamentato un'area abbastanza grande, un passo in avanti, ma era vuota. Non c'erano grotte, robe nascoste, sotterranee, non c'era nulla. Io spero che qui... scusate, noi siamo qua. Perché ora mi dà la zona qua? Ah, perché forse è storta. Ah, ok. Ma voragine di Paldea. Deve avere robe da fare. Non importa quanto sia grande, deve avere robe da fare. Comunque, allora là c'è un Wingull. Non posso ancora correre, che palle. Ok, così apro la mappa. Wingull e Fletching. Andiamo. Ah, ma proprio mi seguono loro? Sì, mi seguono. Allora, la rotazione della mappa però mi pare che vada un po' lento. Non penso siano frame molto stabili. Allora, è tutto da fare. È da vedere se prima potrò correre. Quindi mi conviene che adesso mi sa che correre non si può. Un oggetto. Niente, bisogna sempre cercare. Mi seguono questi? No, hanno smesso di seguirmi, ma perché? Pozione, ok. Se l'hanno fatto con grotte, robe nascoste anche, quindi zone con surf, zone con... Ci siamo, possiamo esserci, può essere quel boost in avanti che la saga doveva prendere. Possiamo esserci, manca solo due cose: ottimizzare il frame rate, per carità del signore. E posso già dirlo? Una grafica un pochino meglio. Non voglio essere pesante già dopo i primi 19 minuti, per carità del signore. Però questo è quello che io volevo vedere da Pokémon. Un open world, sperando, con cose da fare. Quello è da vedere.
Non posso correre, che palle. Però guardate quanta roba. Oh, quanta roba, un oggetto. Ok, ok. Ok, brutto che sia, non si possa passare. Però il frame è un po'. Spero che la patch del day one. Solo che non so quanto registrerò prima della patch. Probabilmente tanto, perché ho un paio di giorni di anticipo e conto registrare tutta stanotte, perché sono le 9:30, le 21:30. Conto di registrare tutta la notte. Ok, allora, Wingull. Quindi presumo che qua ci sia un Wingull. Cioè, mi dice dove posso trovare un Wingull. Però tanto io non ho possibilità. Carini, posso interagire, posso... Ok, più o meno sì. Io veramente non so chi prendere. A parte quello d'acqua, che non lo voglio. Cos'hai trovato? Niente. Allora. Beh, guardate ragazzi, comunque posso dire che il colpo in avanti c'è stato. E come se c'è stato, perché c'è stato l'idea. È da un attimo da sistemare tante piccole cose in realtà. E non capisco perché non lo facciano. Cacchio allora. Ma del resto posso anche capire. Tanta gente diceva anche nei forum, Dussilia, perché impegnarsi quando si vende tanto comunque? È vero. Però, insomma, qua gira Breath of the Wild, gira Bayonetta, Xenoblade. Ok, adesso posso correre. Dal nulla? Cioè, qua non potevo correre. Adesso posso correre. Ok. Non capisco perché. Questa è Dozilla. Un paesino molto tranquillo. Ok. La tecnologia è incredibile. Connettendosi con gli amici è possibile partire all'avventura insieme ad altre tre persone. Ok. Allora, questa è l'altra. Mamma mia. Confronto alla nostra è proprio da porastici, cioè nel senso. Ok, Fuecoco sta mangiando il papero. Anatroccolo. Qua c'è un oggetto. Allora, vediamo. Pokéball. Oh, ok, Pokéball presa. Vediamo un po'. Ok, no. Ok, qua siamo alla casa della rivale, credo. Potenziale rivale. Bella casa. Dove sono? Ah, ok, sono già nati per i fatti loro. Ok. Esattamente. Sì. Oh, mamma mia. Allora, io non so se prendere Spigatito, il mio amore per i gatti, che non ho mai nascosto. Però anche Fuecoco, non lo so. Allora, io ho paura che la fregatura sia con Fuecoco. Cioè, mi dà l'idea da mini Godzilla. Io vorrei che restasse un mini Godzilla. Cioè, sei tu l'allenatore di queste tre Pokémon? No, in realtà solo uno. Ok, questa è la waifu. Oh no, non proprio. Filippo non ha ancora deciso quale Pokémon scegliere. Allora, mi chiedo quale sarà il suo primo Pokémon. Fuecoco, mangi una mela bruciata. Non sei molto intelligente. No, è simpaticissimo. Allora, se Spigatito mi rimane quadrupede, best Pokémon ever. Veramente. E Quoxly non mi interessa. Cioè, proprio non mi interessa. I Pokémon d'acqua, starter, a parte rarissimi casi, non li ho mai preferiti agli altri, perché poi i Pokémon d'acqua belli se ne trovavano. I Pokémon d'erba, parere personale mio, non se ne trovano mai troppi di belli in giro. Quindi è stato forse un po' un ripiegare sempre o quasi su Pokémon starter d'erba. Però Fuecoco, se rimane bipede, tipo un Godzilla, un Garchomp, per dire, un Garchomp di fuoco, è figo. E Spigatito, se diventa tipo un leone, una tigre, qualcosa che richiama i felini, ma quadrupede, no bipede. È difficile. È arrivato più in fretta di quanto pensassi. Bene. Non so proprio chi scegliere. Signor Preside, ma quindi questo ragazzo è... Esatto, lui è Filippo, un nuovo studente dell'Accademia.
ci avevo azzeccato. Sei appena trasferito vicino a casa mia, vero? Non vedevo l'ora di conoscerti di persona. Piacere, io sono Nemi. Di solito sto al dormitorio, ma siamo comunque vicini di casa. Ti vai a diventare amici? No. Oh no, ti ho spaventato. Scusa, a volte mi faccio perdere dall'entusiasmo e parlo troppo forte. Nemi è rappresentante degli studenti, nonché un'abilissima allenatrice di rango campione. Una domanda per le lotte Pokémon. Anzi, un'idea, facciamone una subito. Aspetta, non perdiamo la calma. Presto sarete compagni di classe, avrete tutto il tempo che volete per lottare e per conoscervi meglio, naturalmente. Saremo nella stessa classe? Forte! Allora sì che potremo lottare quanto ci pare. Ma io devo ancora scegliere. Quale Pokémon? Mamma mia, che difficile! Non lo so! Vi giuro, ragazzi, prima volta! Io non so cosa selezionare. Allora, faccio un po' il bastardino. Il video termina qui. Nel prossimo vediamo chi scelgo, va bene? Anche perché siamo già sulla mezz'oretta quasi, quindi va bene così. Primo video, abbiamo fatto un po' di esplorazione. Dal prossimo comincia l'avventura. Non so ancora chi prendere. Ragazzi, grazie per avermi seguito. Commentate, condividete, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video di Pokémon Scarlatto e Violetto. Ciao ragazzi!